7 giorni fa il Paris Saint-Germain di Carletto Ancelotti era 5 punti dietro la capolista Montpellier, ma se oggi batte il Valenciennes può andare in testa. La vittoria di metà settimana contro il Saint-Étienne ha infatti rinvigorito le speranze di scudetto dei parigini, ma il tecnico ex Juve, Milan e Chelsea insiste che il discorso è esteso anche a Lille. La possibilità Montpellier di gagnare oggi perché la 3 Il Montpellier può vincere il campionato perché ha 3 punti di vantaggio a 3 giornate dal termine. È un bel vantaggio, ma noi possiamo ancora farcela. Così come può farcela il Lille, che può ancora sperare nello scudetto. Sia il Montpellier che il Lille giocano domani. Se il Paris Saint-Germain vince, la pressione sarà tutta sulla capolista che affronterà il Rennes, quinto in classifica. Gli uomini di Girard sono stati la sorpresa dell'anno e inseguono il primo scudetto della loro storia. Il pareggio con Leviana ha complicato un po' i piani, ma Girard resta fiducioso. No, je vais vous rassurer, j'ai un groupe qui est exceptionnel, qui fait une saison exceptionnelle. Ho un gruppo di giocatori incredibili che stanno disputando una stagione eccezionale. Hanno dimostrato sempre che posso contare su di loro. Nulla è cambiato, non è come se... Come si chiamava l'uragano che ha devastato gli Stati Uniti? Katrina, ecco, non è come se ci avesse colpito Katrina. Noi stiamo bene psicologicamente, vogliamo fare qualcosa di grande. Andiamo a Rennes per fare il risultato, perché ci sono 3 punti in palio. Il Lille, campione in carica, ha operato nelle ultime settimane una gran bella rimonta. Il gioiellino belga Eden Hazard ha ispirato i suoi a 4 vittorie di fila, inclusa quella sul Paris Saint-Germain, e ora il Lille dista 5 punti dalla capolista Montpellier. La prossima sfida sembrerebbe abbordabile contro il claudicante Caen. A 3 giornate dalla fine, dunque, ci sono 3 squadre in lizza per lo scudetto. Una vittoria dei parigini isserebbe Sirigu e Ancelotti in testa, almeno per una notte, mentre il Lille potrebbe addirittura trovarsi a 2 punti dai leader dopo questa tornata di campionato. Il Lione invece deve tentare a tutti i costi di battere il Brest per non perdere il treno europeo, mentre in coda si fa letteralmente incandescente anche il vagone salvezza.